grana padano, parmigiano reggiano, pecorino toscano e siciliano, montasio, caciocavallo siciliano, fontina. Ecco, questa non è per niente la mia lista della spesa, ma è una bella notizia. 21 milioni di euro che grazie al fondo indigenti promosso dal Ministero dell'Agricoltura e dalla Ministra Bellanova oggi si sbloccano e che entro dicembre consentiranno a 21 milioni di euro di formaggi DOP provenienti dalle nostre regioni italiane di finire nelle associazioni di volontariato che rispondono a bisogni sociali crescenti, con l'emergenza sanitaria. Le povertà e soprattutto la povertà alimentare si è fatta sempre più evidente e quindi bisogna dare delle risposte concrete. Dall'altro lato, abbiamo bisogno di sostenere le eccellenze del nostro Made in Italy attraverso misure come questa. 21 milioni di euro si sbloccano in queste ore, ma nel decreto rilancio ci sono ulteriori 250 milioni di euro per sostenere le persone più fragili e i nostri comparti del Made in Italy.